Salve a tutti amici del canale, cari di Naio avviato da circa 7 mesi, questo è un diarietto, un vlog, perché oggi vi voglio far vedere una, diciamo, infestazione benefica in realtà in questo caridinaio. Qui non ci sono predatori assolutamente, non ci sono planarie, non ci sono pesci predatori e il caridinaio prolifera alla grande, potete vederlo da queste immagini. Ci sono un sacco di caridine, centinaia, e ci sono anche centinaia di altri esseri che in qualche modo sono imparentati con le caridine, essendo anche loro crostacei. Sto parlando degli ostracoda. Prima di vederli al microscopio vi faccio vedere quanti ce ne sono, giusto per darvi un'idea. Guardate qui, in questo vetro posteriore abbiamo sì tante baby caridine, ma anche tantissimi ostracoda. Guardate quanti ce ne sono, è una cosa incredibile, non si riescono a contare ovviamente, ma parliamo di centinaia o addirittura migliaia. La loro presenza in acquario è una cosa assolutamente positiva. Non a caso sono detritivori, quindi eliminano quelle sostanze in eccesso che possono conferire inquinamento alla vasca, e vederne così tanti è solo un piacere. La loro presenza è inoltre sinonimo di buoni valori dell'acqua, quindi qualità dell'acqua ottimale. Questi piccoli e simpatici crostacei sono bivalve, grosso modo la forma è la stessa tra tutte le specie, ce ne sono tantissime, quasi migliaia di specie di ostracoda, questa è una delle tante, comunque sono essenzialmente bivalve, come potete constatarlo dalle immagini, hanno una forma che li accomuna e proprio la presenza di questa corazza potrebbe rendere loro non graditi alla maggior parte dei pesci, a volte è usato anche come cibo vivo, secondo me. Non è molto gradita ai pesci per appunto per questa loro corazza molto dura. Con le caridine sono dei perfetti conviventi, infatti tutti quanti, sia ostracoda che caridine, che anche altri vermi e microfauna di vario genere in acquario, svolgono per così dire il lavoro sporco, ovvero sono detritivori e si nutrono di tutte quelle sostanze che rimangono, stagnano sul fondo della vasca, magari cibo in eccesso, foglie marcescenti, insomma tutte cose che possono alzare i livelli di nitrati inquinanti. Come vedete qui ce ne sono una quantità esagerata veramente di ostracoda, ma non sono mai troppi a mio parere, non inquinano, anzi fanno il lavoro sporco, quindi tolgono gli inquinanti. In questa immagine vi faccio vedere il confronto con una baby caridina, non so di quanto tempo è, ma immagino sia nata da veramente poco. Osservate la differenza di dimensioni. E voi avete gli ostracoda in vasca? Fatemelo sapere nei commenti. Ciao a tutti!